L'amministrazione comunale e la provincia di Cosenza hanno voluto dedicare questo spazio alla nostra concittadina Rosalba Forciniti, campionessa europea di judo. Attualmente tesserata e parte integrante del centro sportivo Carabinieri Judo di Roma. Se tu parteciperai da qui a poco ai mondiali, speriamo di vederti alzare la bandiera dell'Italia, della nostra patria, che ti rappresenti degnamente e con appunto l'arma che ti ha dato anche la possibilità di arrivare dove sei arrivata. Quindi auguri di nuovo e grazie a tutti i longobucchesi. È stata insignita come campionessa d'Europa in una disciplina sportiva che è il judo, che richiede particolari sacrifici. Qui noi montanari ne facciamo tanti sacrifici. Tu rappresenti noi longobucchesi in tutta la nazione e in tutta Europa. Questo è il momento in cui i longobucchesi ti sono vicini. I longobucchesi ti dicono vai avanti perché il tuo essere alta nelle classifiche d'Europa e del mondo vuol dire portare avanti il vessillo di questo piccolo comune. Io sono tanto emozionata, a me mi trema il cuore, non so. Volevo ringraziare tanto perché so che mi avete seguito. Nella mia competizione più importante che abbiamo fatto ultimamente, so che avete fatto il tifo, mi ha fatto tanto piacere. Poi volevo ringraziare anche l'Arma dei Carabinieri che comunque mi permette di fare quello che faccio. Volevo ringraziare il comune, il sindaco Mimmo, che so che fa tanto per questo paese, il professore pure, grazie, i miei amici, tutti, veramente tutti. Solo un ringraziamento particolare va alla mia famiglia, a mio padre. Brava, brava! Grazie, Rosario. Era proprio la giostra del castrato ad aprire la festa religiosa della Madonna Assunta per la fiera ad essa correlata, che richiamava commercianti e persone da tutto il circondario. Ma scopetti nella terra, accostate sta chitarra, accostate nella zona, ma scopetti come sana, accostate nella...